chi è qui in presenza, chi ci ascolta, è molto. Il mio compito oggi è quello di ricordare. Lo incontrai molti anni fa, lui è di 3 anni più giovane di me. Siamo la stessa generazione, gli stessi sogni. Nata Mallandrona, in un bivacco che non sono quelli belli di oggi, a posti umidi e puzzolenti. Lui il giorno dopo andava a scalare la punta di Sas e ci riuscì, io invece mi sono perso su una cresta. Poi l'ho rincontrato a un'esercitazione del soccorso alpino. Il soccorso alpino ti entra nel sangue e te lo porti dietro per tutta la vita. Un altro aspetto che il mio Ferrari ha svolto un lavoro fortunato, un buon lavoro, perché da giornalista in Svizzera ha potuto raccontare i grandi eventi della storia contemporanea. Mi parlò a lungo delle guerre balcaniche degli anni 90 che aveva seguito in prima persona. Il passaggio dal giornalismo alla scrittura è un passaggio per molti naturale, quasi che il giornalismo che ti insegna il mestiere sulla strada ti permette poi di fare da trampolino per la scrittura libera e creativa. E anche la scrittura, come si corso prima, pietra nel sangue, non ti muovo più. E qui apro una finestra su quello che è la letteratura, che era la grande, poi altri parleranno sicuramente. Ci sono 3 pilastri in una letteratura estremamente vasta, con esiti alti ed alti. Primo pilastro, 1985, Teresa Basseglia crea il mito dell'ultimo paradiso che porterà poi alla costruzione del parco. 2 anni dopo, 1987, Nino Chiorini scrive Cronaca di Terra Leopontina, che è il primo della trilogia dedicata alla Val Grande e che chiude un ciclo della sua vita di ricerca, che era stata dedicata alla resistenza per andare a descrivere con le parole quella civiltà rurale montana, che è una definizione che ha permeato alle quote inferiori rispetto alla civiltà prima che fu invasa per quasi 1000 anni la vita e la natura dei nostri mondi. Nel 1996 Erminio Ferrari scrive queste poche parole che vi leggo e poi vi spiego. Un giorno a Velina il tempo si preparava a nevicare fino e il silenzio del corte era ancora più vano, più vasto. Qualcosa si vedeva dei corni, qualche filo di roccia attraverso fessure nella nebbia. Poi il corte muré dall'altra parte della valle e la scogliera sopra Velina alta, niente altro. Non è il solito silenzio che ci si aspetta di trovare in posti simili. Su questa terra il silenzio suona come un destino. Non so quanto buono o malvagio, destino basta. Solo il fatto che fossero passati 10 anni dall'ultima volta che ci avevo messo piede e allora c'era il sole nella mia testa in cielo e c'era anche il Nino Chiorini. Queste cose da sole mi hanno fatto sentire nel respiro lontano e antico di questa Val Grande un suono come di parole perse nel tempo, di destini non compresi e per un attimo di disperazione. Questa è la grande letteratura. E quella di Montorelli, quella di Beppe Fenoglio, perché la scrittura a volte noi ci diciamo sembra come se fosse
L'unica cosa che sappiamo fare bene, anche meglio che scalare le montagne. Dice solo, lei, quel 1996 fu un anno straordinario per la mia, perché uscì da grande, quindi il salto della grande letteratura. Ma Schumann, ma uscì anche Contrabbandiere, che fu un'opera di grande giornalismo, costosa, spesa sul campo, che riuscì, che affrescò un momento della storia delle Alpi nella seconda metà del Novecento. Ci sono dei giorni, lui direbbe, certi autunni umidi, quando il bosco non ha ancora perso tutte le foglie, e tu ti fai domande e neanche gli alberi ti rispondono. L'unica cosa che rimane è la memoria. Sapete come, qual è il sottotitolo del libro di Magrana? La memoria di una madre. L'unico conforto che ci può essere. Come il soccorso alpino, come la scrittura, anche la Magrana ti entra nel sangue e non se ne va più. Voglio dire l'ultima cosa da vecchio alpinista. Quando hai 20 anni non pensi, hai solo obiettivi, il pilastro, la cresta, la parete. Quando ne hai 40, che qualche amico ha cominciato a cadere, ti poni delle domande, pensi, ma stai zitto. Quando arrivano i 60, ti poni le stesse domande, però le dici. Questa mattina ero in montagna con un amico di lunga data, di tante avventure, e ci dicevamo, ma con tutto quello che noi abbiamo combinato, com'è possibile che siamo ancora qua? La risposta è stata, perché forse lassù c'è qualche Madonna potente e qualche santo benedicente che guarda giù, ma forse anche loro qualche volta si distrae, il ricordo è bello. E nasce quindi il Parco Letterario Nino Piovini. Era una delle cose che io dicevo ai funzionari del parco, facciamolo prima che scada il mio mandato, che scade tra 2 mesi e quindi ce l'abbiamo fatta. Io sono particolarmente contento di questo. Contento perché così, perché l'opera di mantenere viva la memoria di personaggi così importanti, Paolo Rosalesta, appena ricordato il termine Ferrari che ha mancato la settimana scorsa, che idealmente io credo abbia continuato in qualche modo l'opera di Nino Piovini, soprattutto nel racconto della vita della gente delle nostre valli. E allora a me come... Per me come presidente del parco è un momento molto, ritengo questo momento molto importante, perché in questo modo, ricordando e continuando a ricordare la figura e le opere di Nino Piovini, che personalmente hanno anche segnato in qualche modo la mia formazione, I giorni della semina è un libro che leggo più o meno tutti gli anni, per dirne uno. Così come rileggo, ho riletto più volte A piedi nudi, secondo me sono i due libri più che mi hanno colpito di più. In questo modo noi continueremo a raccontare e a mantenere viva la storia della gente delle nostre valli e delle nostre valli, ma in questo modo io credo che contribuiremo anche al rilancio e alla rinascita in una maniera intelligente, che parte dalla memoria, che parte dal ricordo delle persone che hanno fatto la storia di questi luoghi, perché si può dire che è così. Continueremo quindi a lavorare per mantenere vivo il ricordo, la memoria, e in questo modo potremo anche continuare a rilanciare anche questo nostro territorio e soprattutto i paesi delle nostre valli, soprattutto quelli della Valle Intrasca, che sono stati il teatro dei racconti di Nino Piovini. Ecco, io mi fermo qui e ringrazio veramente tutti,
Ringrazio anche in particolar modo la Casa della Resistenza, con cui abbiamo fatto tante cose in questi 5 anni. Questa, secondo me, è una delle più significative. E per questo sono veramente contento. Sono contento di, lo dicevo all'inizio, che siamo riusciti anche a fare questa giornata nonostante il brutto momento che stiamo vivendo. In qualche modo ricorda i brutti momenti che ha vissuto da partigiano Nino Piovini, insomma, e tutti assieme ne verremo fuori, ne verremo fuori migliori, speriamo, e più forti, così come è successo dopo la Resistenza. Per cui concludo questo mio brevissimo intervento di saluto ringraziando tutti e prendendomi nella certezza che da oggi, diciamo, finiamo un percorso che era quello della Costituzione, ma ne iniziamo un altro che è quello, secondo me, più interessante, che è quello che ci porterà sul territorio e nel territorio a ricordare e a raccontare tutto quello che è stato e sono state le opere di Nino Piovini. Grazie. Io ho qualche piccola nota da comunicare. Già Bocci, Massimo, parlava della collaborazione tra la Casa della Resistenza e la Val Grande, e il Grande Parco. È una collaborazione che dura oramai da anni, fatta di piccole cose come leggere in cammino, per esempio, a cose molto più sostanziose. Penso alla grande mappa storico-turistica che ci è costata insieme 2 anni di lavoro e che ancora oggi è uno strumento notevolissimo per tutti coloro che vogliono andare oltre nella conoscenza della Val Grande. Parliamo di Nino Piovini. Io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo e di lavorare con lui per degli anni. Era un amico per me. Mi manca ancora oggi. Una persona che ha rappresentato per me veramente un grande riferimento. Io presentavo i suoi libri, scrivevo le recensioni e lui mi onorava della sua amicizia e della sua stima. Sono stati anni bellissimi. Ricordo ad esempio una sera in piazza a Be, dove avevamo presentato A piedi nudi, e la sua ritrosia, la sua misura, la sua sobrietà. Ogni tanto ci ripenso, confrontandola con certe sbrodolate che vedo oggi sui giornali e in televisione, e mi chiedo oggi cosa penserebbe Nino Piovini di certi aspetti sociali che non sono particolarmente entusiasmanti. È stato un grande amico per me, che mi ha dato, naturalmente, se oggi dovessi dire che è stato per me un maestro, farebbe uno di quei suoi sorrisetti ironici e mi direbbe "Ah!". E invece lo è stato, perché mi ha insegnato molto, anche nel lavoro successivo, anche nella conduzione della casa. Io devo a Nino Piovini veramente tanto, e quindi ho tutti i suoi libri con delle dediche bellissime, perché mi faceva firma e dedica, e ce n'è una in particolare che mi è rimasta nel cuore dopo una delle consuete presentazioni che facevamo in coppia, io e lui, in pubblico, cosa che lui detestava perché non gli piaceva parlare in pubblico. Cercava di schivarlo al massimo, mi diceva "parla tu". Mi aveva fatto una lunga dedica, lui mi diceva "grazie per la presentazione, eccetera, eccetera", e la concludeva questa dedica con due parole che mi sono rimaste nel cuore: "ma soprattutto per amicizia". Questo era Piovini.
che privilegiava i rapporti con le persone in una maniera che definire oggi mi mancherebbe un aggettivo idoneo, perché è stata veramente per me una presenza importantissima. E quindi sono molto contenta che dalla collaborazione tra il Parco della Val Grande e la Casa della Resistenza nasca, si avvii il cammino di questo parco letterario, che è tra l'altro il primo parco letterario in Piemonte, se non voglio errare. Ora, è chiaro che un parco non è qualcosa di statico, di immobile, di museale. Questo parco deve diventare una realtà viva, una realtà che affronterà un suo percorso con delle sue iniziative, con dei suoi interventi, sempre legati a quei elementi di cui si accennava già prima, ne parlava anche Paolo, la memoria, ma non una memoria statica, una memoria che sappia contemporaneamente mantenere il ricordo, ma renderlo fruibile, percepibile alle generazioni che vengono dopo di noi, perché questa è la maniera di salvaguardare la memoria, non imbalsamarla, ma renderla duttile, renderla fruibile, renderla accessibile, fare in modo che la memoria faccia parte delle nostre radici, come per gli alberi, che se non hanno le radici, poi. Un ultimo piccolo pensiero va a Erminio Ferrari, che io ho conosciuto bene, e vi do, scusate, un piccolissimo aneddoto personale. Quando ha scritto il suo primo libro, Il Val Grande, aveva dato la bozza di questo libro a un comune amico che oggi non c'è più e che era Peppino Cavigioli, che si occupava di libri 24 ore al giorno, che è arrivato a casa mia, mi ha messo in mano questa bozza ancora informe del libro di Erminio Ferrari e mi fa: dagli un'occhiata e dimmi cosa ne pensi. Io quel giorno ero in partenza per Roma, per lavoro. Ho aperto il libro a Milano Centrale e quando l'ho chiuso ho alzato gli occhi e ero a Roma Termini, perché mi aveva talmente coinvolto e talmente agganciato che la prima telefonata, quando sono tornata da Roma a Cavigioli, è stato da pubblicare, perché è un libro splendido. E già allora avevo detto a Pino Cavigioli: mi ricorda alcuni segni di Nino Chiovini, perché c'era davvero questo fil rouge che riguardava Val Grande, da Teresio Valsesia, che è stato l'iniziatore, a Nino e Erminio Ferrari. Ecco, sono persone che lasciano in chi le ha conosciute un segno, ma io credo che veramente da questo segno noi possiamo imparare molto, soprattutto noi che abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di conoscerli personalmente, di avere la loro amicizia, di collaborare con loro. Io vi chiedo scusa se non resterò oggi fino alla fine, ma faccio parte di quella generazione che con una gentilezza viene chiamata fragile, perché ha ampiamente superato gli 80, e quindi purtroppo dovrò abbandonarvi. Mi dispiace, perché se c'è una persona a cui va, nonostante la sua scomparsa oramai pluridecennale e nonostante il tempo che scorre inesorabile, se c'è una persona che io porto nella memoria e nel cuore, quella persona è Nino Chiovini. Grazie. Però il ringraziamento è dovuto da parte del Comune di Verbania
a tutti voi presenti, all'associazione Casa della Resistenza, al Parco Nazionale della Val Grande, perché credo che un parco letterario, questo parco letterario dedicato a Nino Chiovini, possa rappresentare molto più di tante altre iniziative una sintesi perfetta, la dico così, degli elementi che caratterizzano il nostro territorio. Abbiamo la dimensione naturale, ambientale, abbiamo la dimensione culturale e quella storica, che si fonde così bene all'interno di questo progetto che, come già è stato detto da chi mi ha preceduto, inizia oggi con un'inaugurazione, ma poi vive nella vita della nostra, deve vivere, dovrà vivere nel tessuto, nella vita della nostra comunità, con quanto sapremo costruire all'interno di queste coordinate che appunto mi sembra di poter sintetizzare in questi tre aspetti. E c'è anche una biografia pesante, una biografia forte che inaugura e che dà il nome a questa storia, che è una storia di un luogo vissuto, vero, che è il nostro territorio, che è quella di Nino Chiovini. Io, insomma, una vita amministrativa non così lunga, ma ho partecipato a abbastanza eventi dedicati a Nino e tutte le volte mi rammarico quando sento qualcuno, in questo caso Irene Magistrini, che saluto, dire di averlo conosciuto. Io non ho avuto la possibilità, eppure ogni volta che lo rincontro sulla mia strada, fatemi dire questa parola così, con punta di piedi, mi convinco del fatto che lui, insieme a tanti altri, contribuiscano a rendere viva questa nostra terra, la storia di questa nostra terra che noi abbiamo il dovere di tramandare. In particolar modo, forse chi non l'ha conosciuto, perlomeno io personalmente sento anche questa urgenza, questa necessità di mantenere viva la sua storia, che però in atti come quello che oggi celebriamo, che non sono solo formali, deve continuare ad essere anche la nostra storia. Quindi davvero vi ringrazio e auguro a tutti un buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, porto con piacere il saluto dell'amministrazione provinciale e mi associo a quanto ha detto la mia amica, posso dire, Irene Magistrini, con la quale ho passato tanto tempo di attività amministrativa e anche politica. Io anch'io ho una certa età e non sono certo giovane come Brezza, ho avuto anch'io il piacere e l'onore di conoscere Nino Chiovini, penso che era più o meno la metà degli anni 80 che era venuto a Gravellona Toce in un consulto con il sindaco compianto Erminio Guida, proprio in un contesto di una disamina di quello che era stata la battaglia di Gravellona. So che sono stati più di quasi mezza giornata e io ho partecipato a questo confronto tra due persone di una levatura, diciamo, culturale immensa, perché sono rimasto lì a vedere proprio le disquisizioni e le interlocuzioni che facevano i due proprio sul dettaglio di quelle che erano state queste cose partigiane. Devo dire che quando si parla di partigiani ho anche sempre un buon ricordo, essendo figlio di partigiano che a 17 anni ha dovuto partire per la montagna, convinto di questa scelta, proprio perché suo fratello maggiore era stato deportato in Germania, a Mauthausen, ma essendo operaio specializzato si è salvato la vita perché l'hanno poi internato in una fabbrica a Düsseldorf e quindi è riuscito a tornare a casa. Però il ricordo della mia famiglia sicuramente va in questa direzione. Concludo nel fare i complimenti di questa iniziativa che, come ho ben capito, è una prima iniziativa a livello nazionale, se ho ben intuito nella presentazione. Cioè di avere un parco letterario proprio in un contesto regionale, quindi sempre un onore come Regione Piemonte essere questa bella iniziativa, perché sicuramente avrà dei frutti e avrà un grande seguito. Grazie di tutto e complimenti. È una bella giornata questa anche per me, perché Dante Alighieri è in qualche modo legatissima alla rete dei parchi letterari e diversi anni fa, proprio in un incontro a Roma con il dottor De Marsani, ci avevamo cominciato a sognare che sarebbe stato bello un parco letterario sul lago, nella nostra zona, in Piemonte e così via. È particolarmente significativa poi la presenza qui della Dante, perché si ricollega a uno
dei più antichi comitati nati in Italia, il comitato Dante Alighieri, nato nel Verbano che ancora non esisteva, nel 1906, per cui c'è questa antichità di istituzione del comitato, che era nato per custodire la lingua e la cultura italiana, soprattutto per le tante persone che dal nostro territorio partivano ed emigravano, e aveva quindi questa finalità di accompagnamento, no? E di mantenimento della cultura, ma che qui poi ha realizzato tantissimi percorsi culturali. E mi piace proprio associare questa volontà etica con cui era nato il comitato Dante Alighieri nel 1906 al valore etico che Nino Chiodini ha sempre espresso nella sua scrittura. Io, ecco, vorrei ricordarlo come grande letterato, perché anch'io ho avuto il piacere, ma anche quasi il timore, la reverenza di presentare insieme a lui alcuni libri, con lo stesso riservo, no, che veniva ricordata prima da Irene. E questi libri di Nino Chiodini hanno una qualità letteraria che è tutta da scoprire, perché è una scrittura pulita, è una scrittura appunto etica, no? Per me questa parola, no, collega l'antichità del nostro comitato all'istituzione di questo parco letterario dedicato a Nino. Cioè questa volontà di utilizzare la parola e la scrittura come il segno di pietra che si trova sui sentieri, come la cappelletta che lui descrive in montagna, ma anche come la grandezza di questa civiltà rurale, montana, di cui lui è stato capace di raccogliere, dobbiamo dirlo, anche gli ultimi segni. Io ho in mente Le ceneri della fatica anche, no, che è stato un po' l'ultimo canto dedicato a questi paesi, a questi alpeggi che andavano via via svuotandosi, all'ultima salita per caricare bestiame, all'ultima baita, all'ultima vecchietta. Ecco, sono testi veramente che vanno riletti anche proprio alla luce di questa volontà di trasmissione di storia civile, di storia umana, di storia bella, di storia importante. E Nino Chiodini ce l'ha descritta veramente bene. Quindi io mi auguro che i suoi libri camminino sui sentieri, le sue parole viaggino in mezzo ai ragazzi, in mezzo alle scuole, in mezzo a tutti coloro che hanno voglia di rileggere, rivedere, riprendere. È un bel segno anche in memoria di questa nostra Dante Alighieri, così vecchia, del 1906. Grazie. Una piccola inversione del programma, nel senso che adesso firmiamo i documenti, quindi inviterei anche Irene al tavolo. Noi firmiamo un protocollo, che è un protocollo di intesa tra l'Ente Parco Nazionale Val Grande e Associazione Casa della Resistenza. Nel proprio articolato prevede le modalità di collaborazione tra l'associazione e l'Ente Parco, e firmiamo la convenzione tra Parco, Casa della Resistenza e Paesaggio Italiano, Paesaggio Culturale Italiano, per quanto concerne l'appartenenza, per quanto concerne la nostra adesione alla rete dei parchi letterari italiani. Successivamente alla firma passiamo a quello che era in scaletta il programma di lavoro, vale a dire le presentazioni da parte del dottor De Mastanic e dei familiari, eccetera, insomma il programma alla rete. Quindi. Perché c'è anche la diretta Facebook. Sono tre copie di una convenzione appunto fra Parco Nazionale Val Grande, Associazione Casa della Resistenza e Paesaggio Italiano SRL. Grazie Irene Magistrini.
tutti. Chiedo scusa, io leggerò perché l'emozione crea problemi. Familiari, ringrazio innanzitutto il Parco Nazionale Val Grande, l'Associazione Casa della Resistenza e la casa editrice Tarara che ci ha sempre sostenuti. Professore. No, professore. Che si sono prodigati per la nascita del Parco Letterario Nino Chiodini. È un riconoscimento importante che viene dato alla figura di mio padre, un riferimento della cultura locale che si apre al mondo letterario. Chissà cosa ne penserebbe lui, che era schivo, non amava mettersi in mostra. Era restio a parlare di sé, preferiva mettere in evidenza gli altri. Nei suoi libri parlava sempre in terza persona. Nella Volpe si definisce il ragazzo. Fa eccezione, piccola storia partigiana, perché è un diario e quindi per forza parlava in prima persona. Lidia, puoi alzare un po' la voce, scusa. Era colto, era in grado di sostenere conversazioni su qualunque argomento. La sua conoscenza spaziava dalle materie scientifiche a quelle tecniche, dal calcio alla politica. Non era tifoso di una squadra, ma gli piaceva il gioco del calcio. Era sportivo. Da giovane aveva praticato la roccia, aveva praticato lo sci, il canottaggio. Amava la montagna e la percorreva in lungo e in largo. Era preciso. Ogni cosa se la appuntava. Era il suo modo di rafforzare la memoria. Sul calendario segnava quando andava in baita all'Alpeuregge e annotava le escursioni. Annotava anche quando andava a tagliarsi i capelli. Questo suo metodo lo aiutava ad essere preciso e ordinato e ad avere sempre dei riferimenti certi. Metodo rivelatosi molto utile nel suo lavoro di scrittore, storico e ricercatore. La penna gli è sempre stata congeniale. In ogni suo lavoro, ogni notizia, informazione era sempre seguita da un lavoro di ricerca, di documentazione orale e scritta. Il suo spirito e il desiderio di conoscere lo stimolavano sempre a cercare nuovi argomenti, nuovi spunti e verificare talune vicende da nuove prospettive. Era abitudinario. Al rientro dal lavoro era solito fermarsi in pastura a giocare a carte e ritrovarsi con gli amici e conoscenti del paese. Era il suo modo di socializzare con i compaesani, abitudine che gli era rimasta anche quando era in pensione. Il suo timore maggiore, invecchiando, era quello di impigrirsi e passare ore su una poltrona davanti al televisore, situazione da cui ne è rimasto sempre lontano. Gli piaceva anche coltivare l'orto ed era orgoglioso dei risultati. A casa o in baita faceva anche piccoli lavori manuali di muratura. Era puntuale, non sopportava arrivare in ritardo ed esigeva che anche gli altri lo fossero. Aveva particolare riguardo nei confronti della condizione femminile. Infatti è stato uno dei primi a sottolineare il fondamentale contributo e il ruolo importante della donna nella lotta di liberazione. Riconoscimento avvertito nei suoi studi e sempre presente nella vita quotidiana e sul lavoro nella fabbrica, a volte oggetto di scherno nell'ambiente familiare. Diceva che la storia di un paese la si poteva capire nei cimiteri, luogo che visitava regolarmente durante le sue ricerche. Fisicamente era un uomo alto e robusto, chi lo incontrava per la prima volta poteva averne soggezione. Ma non ci voleva molto a capire che il suo aspetto fisico, la sua serietà
e la sua cultura non erano un ostacolo nei rapporti con le altre persone. Con la gente comune parlava il dialetto e si rammaricava di non avercelo insegnato. Non amava raccontare vicende di cui era stato protagonista durante la lotta di liberazione. Come del resto non voleva fosse pubblicato il diario partigiano, perché temeva che si potesse esaltarne e estremizzarne il contenuto. Non è mai stato retorico. Detestava il te se ricordet, fine a se stesso. E come genitore aveva un ruolo di educatore e come tale chiedeva il rispetto delle regole. In famiglia veniva discussa ogni cosa, ogni scelta, anche con noi figlie, fin da quando ne abbiamo avuto la ragione. Uno dei momenti di incontro e di confronto con la famiglia era a tavola, durante i pasti, si parlava di tutto, ci rendeva partecipi delle sue ricerche, condivideva le sue esperienze e anche le sue emozioni. Si confrontava con noi gli argomenti trattati. Molti sono i testi, gli articoli che con la sua prematura scomparsa sono rimasti incompiuti. Alcuni di questi, con l'aiuto della casa editrice Tarara, siamo riusciti a recuperarli e a pubblicarli. Grazie ancora. Fare un bel profilo di Nino, che ho conosciuto e che l'editore Tarara mi ha concesso l'onore di seguire la pubblicazione di alcune sue opere, a partire dalla correzione della seconda edizione di Cronache di Valentrasca. Le cose da dire che mi vengono in mente sono tantissime, per cui ho preferito anch'io, anche se non sono un bravo lettore, metterle per iscritto e leggerle. È inevitabile, parlando qui oggi di Nino Chiovini, riferirsi ad Erminio Ferrari, per la loro evidente affinità e direi continuità come persona e come scrittore. Nella prefazione alla seconda edizione di Valgrande Partigiano d'Intorni del 2002, la prima era del 1980, Erminio, dopo aver sottolineato il nesso tra il lavoro di Chiovini e quello di Nuto Retelli da un lato e di Claudio Pavone dall'altro, sottolineava come il suo fare storia, pur da una collocazione defilata, fosse nel solco della più seria e accorta ricerca. E aggiunge, perché come hanno dimostrato storici superlativi del nostro tempo, anche da uno sputo di terra si può narrare una storia che parla al mondo. Non esiste storia locale e si può semmai affermare che tutta la storia è storia locale. Il discorso in forma più approfondita lo si ritrova nella prefazione della seconda edizione di Val di Valgrande. La storia locale, sottolinea Erminio, non è narrazione di avvenimenti puri e semplici, non è pure riduzione. Quest'ultima, semmai, è il vizio infantile della storia cosiddetta locale. E richiama lo storico Brodel e Plinio Martini, autore elvetico amato particolarmente da Chiovini, che nel Il fondo del sacco si chiedeva: ora io non so se la storia di un paese di 500 anime possa avere un significato. Erminio ricorda come Nino, parlando di Cronache di terre levantine, avesse detto che lo interessava e scopriva la possibilità di scrivere una storia di base, non solo politica o storia di potere, una storia economica finalmente e una storia morale. Una storia morale, pertanto una scrittura morale. Vorrei cercare, sia pur per sommi capi, di approfondire questa dimensione etica, non solo degli scritti, ma dell'intera figura di Chiovini, che è stata figura ricca e poliedrica, come ha appena ricordato Lidia. È stato lo studente attento ad accogliere gli insegnamenti critici in pieno fascismo degli insegnanti del Bianchi, il neodiplomato e perito chimico, il giovane alpinista, l'antifascista che opera quel giorno prima dell'8 settembre, il partigiano con una sua particolare visione della guerra di movimento legata al piccolo gruppo esperto e coeso, l'insegnante per un breve periodo subito dopo la guerra, ma che ne avrebbe certo avuto la stoffa, come dimostrerà nella sua magistrale lezione del marzo 1983
all'Università della Terza Età su fascismo, antifascismo e resistenza nel Verbano. Il tecnico della di Atocea è rappresentante sindacale, il politico amministratore del Comune di Verbania e naturalmente il ricercatore, lo storico della resistenza e della civiltà rurale montana, precursore del Parco Nazionale della Val Grande, l'amante e il conoscitore approfondito del territorio locale e del mondo naturale. Su ognuna di queste peculiarità si potrebbe ricucire il filo del suo percorso di scrittura, ad esempio il chimico, di cui si ritrova evidente traccia nell'accuratezza terminologica e nell'asciutto rigore del suo scrivere, che spesso ci riecheggia la qualità stilistica di un altro chimico, Primo Levi. Personalmente ho conosciuto Nino, che chiamavamo Peppo col suo nome di partigiano, durante le lotte della Rodia Atoce, sfociate nell'occupazione del marzo 1969 e nel successivo ciclo di lotte durate per oltre un decennio. Ricordo in particolare un'assemblea aperta del 1979 con le operaie della Cassa Integrazione, cui erano anche presenti sindacalisti, tecnici ed esterni. Chiovini ha introdotto e gestito l'assemblea. Mi aveva colpito la sua capacità di dar parola, di far parlare queste donne anche di fronte a interventi più paludati di sindacalisti, tecnici e politici. Ecco, il dar parola. Questo mi sembra lo specifico tratto della moralità degli scritti, non solo degli scritti di Nino Chiovini. Dar parola che non è solo passare il microfono, ma richiede modalità anche tecniche specifiche, è una cura, un prendersi carico, un raccogliere e una capacità di predisporre l'ascolto. Dar voce a chi non l'ha più, a chi di solito non è ascoltato, a chi è stato messo da parte. Dar voce alle persone ma anche ai luoghi, perché i luoghi portano i segni delle precedenti generazioni e ci parlano, ci possono parlare se il nostro orecchio e la nostra mente sono attrezzati attraverso le tracce disseminate nel territorio. Il paesaggio da Chiovini non è visto e descritto con un'ottica estetizzante. Nella presentazione di Mal di Val Grande, questa visione morale del territorio è esplicita. Della Val Grande dice: confesso di apprezzare i molteplici aspetti della sua originale natura dominata da percettibili grandi silenzi e remoti suoni celati entro smirolati spazi, tanto da indurmi a periodiche escursioni, specie nella parte alta, e, sottolineo, di essere pure affascinato dall'altro grado e dalla qualità dell'intervento umano effettuato nel passato, specie nelle sue aree estreme. Possiamo considerare Mal di Val Grande il ponte non cronologico ma contenutistico tra le due trilogie delle opere principali di Chiovini, la trilogia partigiana, I giorni della semina, Val Grande, Partigiana dintorni, classe terza B, e quella della civiltà rurale montana, Cronache di terra leontina, A piedi nudi, Le ceneri della fatica. Sempre nella presentazione di Mal di Val Grande, Nino esplicita la modalità di questo dar parola e il debito metodologico, oltre che tematico, con Nuto Revelli, così come il ruolo fondamentale, era già stato ricordato prima, di Giuseppe Camigioli, mediatore, come lo è stato dal Manin Giraudo per Revelli. E prima ancora sul colofon della prima edizione, purtroppo nella seconda è sparito, e questo secondo me è un peccato, riporta paese per paese i 24 nomi dei testimoni, in qualche modo gli originari autori di quanto ha, tra anteguerra, guerra e dopoguerra, possiamo oggi ascoltare della vita e dei ricordi di questi contadini di montagna. Perché senza richiamare il nome non è possibile dar parola. E quando Verbano giugno 44 del 66, 8 anni dopo, viene ampliato e arricchito, dando vita ai giorni della semina, a conclusione vengono riportati i nomi degli oltre 320 caduti della resistenza del Verbano, la loro età e la data del luogo dove hanno deposto un seme, di cui abbiamo il dovere di raccogliere i frutti. È possibile, ma oggi non ne abbiamo il tempo, ripercorrere ed esplicitare questa specifica moralità del dar parola in tutte le sue successive opere, anche in quelle numerose minori per dimensioni, non per qualità, pubblicate su periodici e riviste. Vorrei solo sottolineare come in entrambe le trilogie
In un volume si è dedicato a una eccezionale figura femminile che solo grazie alla ricerca e alla scrittura di Chiovini riprende vita implicitamente parola, emergendo dal silenzio e dall'oblio a cui sarebbe stata altrimenti condannata. Cleonice Tomasetti da un lato, di cui più volte, grazie alla ricerca di Nino, in questa sede della Casa Resistenza abbiamo parlato, e Sofia Benzi, la cui epica vita di Montanara, grazie alla memoria mediatrice del figlio Antonio, è raccolta e ricostruita nelle pagine di A piedi nudi, quella che molti a buon titolo ritengono dal punto di vista letterario la sua opera più intensa. Ho parlato delle due trilogie di Chiovini, ma ve ne è una terza, quella delle opere che non ha voluto pubblicare in vita. Il diario partigiano Fuori legge, uscito a puntate su Monte Marone, Marona, ma che nonostante l'invito di Calzavara non ha voluto raccogliere in volume. Struggente racconto della Volpe e Piccola storia partigiana della banda di Piancavallone. Sono opere che hanno direttamente al centro, seppur con modalità di scrittura diverse, il diario, il racconto, la ricostruzione critica, la figura stessa dell'autore. Si è detto di un riservo caratteristico della personalità di Chiovini a parlare anche indirettamente di sé. Io penso che sia anche altro. Dar parola è nettamente diverso dal prendere parola. E probabilmente Nino considerava questi scritti in qualche modo esterni all'orizzonte morale delle sue opere principali. Eppure, se li andiamo a rileggere, anche qui ritroviamo in alcuni passaggi e sezioni gli stessi tratti della moralità del dar parola. Ad esempio, in Fuori legge, la voce piangente di Nord, ragazzo di Vicenza, cui segue il passo quasi manzoniano dell'addio albergo del Piancavallone ormai in fiamme. E quelle parole non possono risonarsi dentro quando andiamo al rifugio e passiamo davanti ai resti dell'albergo e a quella persiana metallica traforata dalle mitragliate dei fascisti della Legione Tagliamento. Oppure, se non abbiamo letto la piccola storia partigiana, come faremo noi oggi a riconoscere, al di là del nome poi assunto dalla divisione del Verbano, la figura e le parole di Cristiano Intransigente con cui Mario Flein ha rivendicato la sua scelta di combattere il fascismo non escludendo la possibilità del martirio? Se allora, e concludo, il dar parola, il dar voce rappresenta la specifica ed intrinseca moralità dell'opera di Chiovini, un parco letterario intestato a suo nome non può limitarsi al pur fondamentale compito di un'offerta culturale ed escursionistica innovativa, ma deve impegnarsi nell'assunto morale, impregnarsi nell'assunto morale di questo dar parola, sia chi oggi non c'è più, ma ha lasciato cospicue tracce sul nostro territorio, sia tutti coloro che ancora oggi gravitano a ridosso della Val Grande, in comunità spesso marginalizzate dai principali flussi economici e comunicativi. Una mission che riesca a coinvolgere, non solo come fruitori, ma come soggetti attivi, turismo culturale e turistico da un lato e comunità locali dall'altro. Proseguiamo nel ricordo della figura di Nino Chiovini da parte della casa editrice Tararà, che ne narra anche lei, ovviamente, il Nino Chiovini scrittore, che appunto è stato ripreso in diversi volumi già nominati. Pieranna Margaroli non è potuta essere presente e ci ha mandato uno scritto e io sono stata incaricata di leggerlo. Quindi mi attrezzo e un pochino con una mascherina più leggera e quindi ringrazio Pieranna per averci mandato questo suo scritto che di fatto intreccia Nino Chiovini e Erminio Ferrari. Buon pomeriggio a tutti. Nino ci ha lasciati quasi 30 anni fa, Erminio solo da pochi giorni. Il ricordo di Nino si è stemperato nel tempo e rinnovato nella ricerca di scritti mai pubblicati e nelle riedizioni degli altri. Per Erminio è stato uno strappo doloroso, duro e inaccettabile. Perché questa associazione? Perché, oso chiamarlo un binomio quasi imprescindibile, nelle loro peculiarità, differenze, affinità e percorsi letterari. Quando si parlava di Chiovini molte volte si citava Erminio e viceversa.
ancora di più. La guida, il maestro e il discepolo. Forse non so se proprio così, ma certo Nino aveva insegnato molto a Erminio. Osservare, ascoltare, vivere e poi narrare. Narrare come l'hanno saputo fare loro, con una scrittura alta e originale. Era un suo amico, ma anche modello. Leggendo le pagine dell'ultimo valzer per un amico, troviamo richiami continui a parole dette e scritte da Nino. Hanno in comune l'origine delle loro vene letterarie, cioè l'esperienza. Oggi dovevo parlare di scritture e di libri di Nino, ma penso di riprendere parti dell'intervento che Erminio Ferrari, solo pochi mesi fa, fece al convegno Il silenzio dei corti. Pensavo di seguirlo per alcuni spunti, ma poi ho optato per la sua quasi completezza. Me lo ha inviato in una mail alle 5:12 di mercoledì 14 ottobre, prima di salire sulla Marona. In questo modo diremo delle parole giuste, centrate. Ricorderemo entrambi e parleremo di Nino attraverso le riflessioni di Erminio. E spero di trovare molti di voi d'accordo. Di entrambi siamo stati amici, ammiratori e abbiamo la fortuna e l'onore di essere anche editori di tutti o della maggior parte dei loro racconti, saggi e storie. Iniziava così il 15 febbraio di quest'anno a Villa Giulia. Trascorrono immensi minuti. Basterebbe questa espressione che compare nel racconto La Volpe, pubblicato per sua volontà soltanto postumo, a individuare in nuce il Chiovini che diverrà lo scrittore che abbiamo poi conosciuto. Questa è letteratura, non solo perché il racconto, acerbo come un frutto che attende di maturare, è l'elaborazione di un ricordo, la trasformazione in opera, ma anche per una questione di stile. Uno scrittore ordinario, o anche uno bravo, avrebbero usato eterni o lunghissimi per definire la tensione di quei minuti. Chiovini usa immensi, che dà piuttosto l'idea dello spazio più che del tempo. Questa è letteratura. E ancora, direi anche che gli scritti ancora acerbi, i più vicini agli eventi, sono preziosissimi per leggervi lo sviluppo della scrittura, anche di quella che divenne poi più saggistica e rivolta ai tempi lunghi della civiltà alpina. Non è solo una ovvia questione di cronologia, ma proprio di contenuto letterario. Senza I giorni della semina, La Volpe, Fuorilegge, non vi sarebbero stati le cronache di Terra Lepontina, Piedi Nudi, fino alle Ceneri della Fatica. Le diverse edizioni dei giorni della semina, dapprima pubblicati come Verbano giugno 44, confermano un lavoro condotto sul testo, un'operazione propria dell'elaborazione autoriale, artistica. Nei giorni della semina, il primo libro che ho letto del Nino, è ancora quello che amo di più. La sua scrittura ha già raggiunto un vertice. Cito da pagina 77 dell'edizione Evangelista il racconto della fucilazione di partigiani a Pogallo e Falmenta. Presto ci si impratichisce e si perde minor tempo. Il tedesco legge durante la svestizione, cosicché il condannato, appena spogliato, trova il posto libero sull'orlo della fossa, senza dover attendere che finiscano con quello che lo precede. O l'episodio della fucilazione di Falmenta. Lupo, uno della Battisti che sostava nel faggetto del Rodè, col drappello di Arca, di soppiatto è sceso a un gruppo di baite per cercare qualcosa da mangiare. Quando è giunto, ha sentito dietro di sé l'esclamazione soddisfatta di un ufficiale SS con la maschina e pistola piantata. Poco dopo, assieme agli altri tre, viene portato dietro al cimitero di Falmenta. Nel primo c'è solo un aggettivo, mentre nel secondo i soli aggettivi si riferiscono al militare nazista. Una prova priva, cioè di aggiunte, quasi che l'umanità delle vittime e dei resistenti bastasse a se stessa, autentica in quanto tale, mentre la violenza dell'aggressore necessitava di termini che la precisassero. Proprio per questo penso che Nino facesse un torto a se stesso quando opponeva delle riserve nel considerarsi scrittore. Dubbi stilistici e i propri sentimenti e il proprio vissuto più intimo. Oltre al già citato pudore, nell'esporre in narrativa, ma anche, credo, per un'attitudine di onestà e riservatezza, che forse aveva anche un motivo nella vicenda politica del dopoguerra, che lo chiamava ad un'altra forma di impegno.
Impegno che, quando consapevolmente si rivolse alla scrittura, diede i risultati che conosciamo. In Cronache di Terra Lepontina scrisse: «Quando ho iniziato a scrivere le cronache, pensavo di poterlo fare con le conoscenze di cui disponevo, ma mi sono accorto di quanto fossero insufficienti. Allora ho ripreso a studiare». In questo vi sono l'umiltà e l'assunzione di una responsabilità politica, civile, la si chiami come si vuole, che deriva da uno scritto, da uno scrivere che non sia mera evasione. Poi c'è la concezione politica del fare storia di Chiovini. Come Le Goff e Brodel, Nino sottolinea la proiezione nella storia del mondo in un evento locale. Della scelta di andare in montagna da parte di molti giovani, e soprattutto la guerra perde soltanto di fronte a chi la odia, a noi, il monito di Kinde, il sentiero dei nidi di ragno, quando spiega la differenza fra fascisti e resistenti. Cioè che loro sono della parte della morte, noi della vita. E a proposito del sentiero, prendo da Fuorilegge il passo che segue l'incendio dell'albergo del Biancavallone. Ora non sei altro che macerie e muri arrostiti dal fuoco, anneriti dal fumo, come ce ne sono a Milano, a Berlino, a Londra, a Tassino, dovunque sono passate le divisioni vittoriose o le disordinate colonne in ritirata. Dovunque passa la guerra che vince sul vinto e sul vincitore, sugli uomini e sulle cose. La guerra perde soltanto di fronte a chi la odia, a noi. Dinanzi a Guido, che preferiva starsene a casa a pescare, davanti a Bagat, che dice di essere salito perché non vuole andare in guerra, innanzi a Gabri, che avrebbe voluto frequentare il Politecnico. Ed è ancora in Fuorilegge che non mi riesce di non pensare al Meneghello dei Piccoli Maestri, quando, parlando dell'insediamento della banda in una villetta di Premeno, scrive: «L'abbiamo battezzata col vecchio nome di Tipperary. A fianco della porta principale c'è un'iscrizione in inglese, Home Sweet Home. Non un vezzo, ma un gesto di cura, come la camelia piantata a Velina, un'usta di turgide gemme». Voglio tornare alla volpe, alla visita che l'uomo, che ha accolto in casa il partigiano ferito, fa al cimitero di Travego. Davanti ai loro corpi martoriati pensava: «Speriamo che nessuno delle mamme veda come sono ridotti». E a piangere non aveva vergogna, perché lì piangeva. Non vorrei che questo sembrasse un discorso di superficie, di bellezza delle frasi, ma da uno scrittore è questo che pretendiamo: la corrispondenza tra la forma e il contenuto. E direi che il percorso letterario di Nino Chiovini ha condotto a quel risultato. È da questo Chiovini che nasceranno la Cleonice Tommasetti, le Cronache di Terra Lepontina, lo stesso A Piedi Nudi e tutta la saggistica successiva. Non per nulla, in apertura delle Ceneri della Fatica, opera definitiva sin dal titolo, sebbene sfuggita alla cura che l'autore vi avrebbe dedicato se ne fosse rimasto il tempo, la lunga citazione non è di uno storico, ma di una scrittrice che pure si è misurata con la storia, come Marguerite Yourcenar. Il miracolo ha luogo quando le 26 lettere dell'alfabeto smettono di essere segni incomprensibili e neppure belli, allineati sul fondo bianco, arbitrariamente riuniti, per diventare una specie di porta d'ingresso su altri secoli, altri paesi, su moltitudini di esseri più numerosi di quanti ne incontreremo mai nella vita. Talvolta su un'idea che trasformerà le nostre, su un concetto che ci renderà un po' migliori. Mentre la chiusa della premessa della stessa opera è un testamento umano e politico, che, per quanto mi riguarda, è un insegnamento straordinario. Ceneri della Fatica a guisa di sedime fecondo, che si posò sulla superficie della condizione umana come su di un terreno arato, e insieme raffiguranti la memoria storica enciclopedica da custodire, da esaminare, da interpretare, affinché ci aiuti a scegliere i percorsi, ci faciliti il cammino sopra questa terra nel corso delle rispettive vite, nell'intento di individuare e di perseguire gli scopi della più accettabile natura umana. Non mi stupisce di trovare lo stesso argomento in un passo di Torodo. Perché il passato resti fecondo, bisogna accettare che passi attraverso il filtro dell'astrazione, che si mescoli al dibattito concernente il giusto e l'ingiusto.
è una ricerca che impegna la vita di ciascuno, tanto più di uno scrittore. Dà un senso alla vita. Credenti o no, non si vive per caso, semmai senza conoscere del perché. Spesso quel perché pare di riconoscerlo nelle prove vissute da uomini gettati nella storia, o che nella storia si sono gettati per redimerla. Nino Chiovini fu tra di loro, tra loro. Ed è ciò che gli dobbiamo. Innanzitutto, buonasera, veramente, grazie infinite, grazie per avermi accolto, per averci accolto, per aver permesso che un nuovo parco letterario sia dedicato a Nino Cleonini, perché è importante per noi tutti, perché come rete dei parchi letterari l'idea è raccontare un territorio attraverso le esperienze, quindi attraverso le sensazioni di uno scrittore o comunque di una persona che quel posto ha vissuto, e questo posto ha vissuto. E effettivamente Nino Cleonini, l'abbiamo sentito adesso, ha raccontato il territorio, ma non si è fermato a un certo punto, ha continuato. E l'obiettivo è esattamente questo, no? Dare voce non solo ai singoli, ma a un'intera comunità e cercare di accompagnarla come parchi letterari, ovviamente in una evoluzione che è inevitabile, evidente. E qui approfitto ovviamente per ringraziare tutti, ovviamente la famiglia Chiovini, la famiglia Magistrini, ovviamente. Le due presidenti Magistrini, veramente no, sono felicissime, il presidente del Parco Nazionale e il direttore, sì, a tutti quanti voi, l'assessore, grazie, perché effettivamente quello che sono i parchi letterari è quello di unire un aspetto che è quello dell'aspetto umano, quindi l'aspetto identitario di un territorio che ci ha regalato la sensibilità di uno scrittore a quello naturale e ovviamente anche in questo caso comunitario, perché il parco nazionale, il parco naturale non è solo naturale ma è anche un luogo di riunione di comunità. Sì, un'esperienza che per quanto mi riguarda è lunga di 10 anni, sono ormai passati 10 anni da quando abbiamo ripreso i parchi letterari, che era un'idea di Stanislao Nievo, che era il pronipote di Ippolito Nievo, che ha avuto appunto questa felice intuizione, anche un'intuizione che ha anticipato i tempi di parecchio, di fare rivivere il castello di Colloredo di Montalbano, che era il castello dove Ippolito aveva scritto le Confessioni, che era crollato con il terremoto del Fiumi e l'aveva fatto rivivere in qualche modo attraverso queste visite spettacolarizzate, e è nato un primo embrione di parchi letterari che poi si è sviluppato e negli anni 2000 ha creato proprio una rete che purtroppo dopo poco tempo è implosa, e nel 2010 sì, con la signora Nievo, con un altro socio, abbiamo iniziato che era Viaggi dell'Elefante, abbiamo iniziato a ricreare questa rete. Partendo da dove? E arrivo qua. Partendo da Carlo Levi, in realtà. Perché? Perché era uno dei pochi parchi che aveva continuato a funzionare dopo questa implosione, non voluta ovviamente, ma insomma era. E quindi è accompagnato mano nella mano dal sindaco all'epoca di Aliano e dall'attuale sindaco, dal parroco Don Pierino, e insomma abbiamo cominciato a riprendere questo discorso. Poi siamo passati a Galtellì, che è il luogo di Grazia Deledda, stessa cosa, il sindaco precedente, l'attuale sindaco, tutta la comunità, e per arrivare oggi a una rete che conta 26 parchi letterari, che riunisce adesso molti di più, però insomma per adesso una quarantina di municipalità, chi più chi meno coinvolta, e dedicata ad autori
importanti, mi sono tenuto da parte Virgilio, perché poi abbiamo qua il presidente del parco letterario dedicato a Virgilio di Borgo Virgilio, e farebbe piacere che poi raccontassi anche te, Stefano Mangoni, l'esperienza di un singolo parco, perché io parlo in generale, ma poi è evidente che l'esperienza di un singolo territorio può aiutare anche se diversi, ovviamente. Ecco, proprio Borgo Virgilio è piattissimo, invece è casa in montagna, essenzialmente già questa è una bella differenza. E insomma, ognuno di questi posti è legato a un autore, quindi in realtà legato a un territorio di ispirazione a un autore, a una storia, a un'identità, a una sua evoluzione, come si diceva prima. Quindi parliamo dei luoghi appunto di Grazia Deledda, parliamo dei Colli Ogani di Petrarca, parliamo di Carlo Levi, quindi del suo Cristo si è fermato a Deboli ad Aliano, parliamo di Giuseppe Dessì, del territorio minerario, parlavamo prima del parco geominerario della Sardegna, quindi è un rapporto che si crea tra lo scrittore e in quel caso l'evoluzione sociale, tristissima tra l'altro, della vita dei minatori, appunto nelle miniere della Sardegna, che però sono immesse in un contesto naturale magnifico. Che tra l'altro stiamo iniziando a gemellare con un parco letterario fuori dall'Italia, che è un parco letterario dedicato a Peter Fatberger, che come Dessì ha descritto la vita sociale, la vita delle popolazioni che vivevano, che lavoravano nelle miniere di questo posto che si chiama Røros in Norvegia. La cosa interessante è che entrambi posti diversissimi, ovviamente in Norvegia, l'altro in Sardegna, dicevano più o meno le stesse cose in contesti storici, in contesti identitari, in contesti naturalistici completamente differenti, però il punto che ti arriva è questo, con stili diversi, ed è anche la bellezza di questa rete, quindi riunire attraverso la scusa a volte di una letteratura, però è una scusa stupenda che ti riporta la sensibilità dello scrittore, che tu magari non sei in grado di raccontare, però attraverso le sue parole riesci a trasmettere. Ed è questo, perché è il territorio che trasmette se stesso attraverso chi ha una sensibilità maggiore nel raccontarlo. E quindi che cos'è di fatto la fonte di un'ispirazione? Non solo di un parco letterario, ovviamente questa è stata la bella intuizione di Stanisloni, unire la parola parco al letterario, perché parco letterario è una cosa un po' no, è evocativa, ma non è, cioè, è legato a qualcosa che già esiste, può essere un comune, può essere un parco naturale. E appunto quello che poi si è sviluppato nel tempo è passare dallo scrittore al territorio e quindi raccontare quello che lo scrittore ha visto, sentito, mangiato, ascoltato, annusato, quindi l'evoluzione del paesaggio, la storia, la filiera agroalimentare, che è fondamentale perché ti racconta il territorio. Ora, esempio che a me piace, anche perché poi ho la fortuna di poi legarmi molto per quanto mi riguarda a delle comunità, e quindi l'esempio è quello che porto spesso di Gattellì, che è il luogo di Grazia Deledda, che dopo grandi mangiate bevute per settimane, sono nato varie volte a Gattellì, finalmente si è riuscito a trovare il valore aggiunto per il contadino. La comunità di Gattellì è una comunità contadina e pastorale ancora, e il valore aggiunto le può portare la conoscenza di Grazia Deledda per il territorio, che raccontare Canalvento è divertente, però poi può essere limitante, insomma c'è bisogno di qualcosa di più in un posto magari non troppo conosciuto. E in quel caso la svolta, una delle svolte, questa è la cosa diciamo più emotivamente facile per me raccontare, è quella della cucina. Grazia Deledda era una grandissima cuoca, i prodotti che lei descrive nelle sue ricette sono fatte con prodotti del territorio, chilometro zero, fatti dai contadini e dai pastori che stanno lì, quindi anche chi non ha letto Grazia Deledda arrivando a Gattellì
conosce il prodotto, lo va a comprare, insomma, e si crea il ciclo. E di fatto l'abitante di Gattelì è il primo conoscitore, diventa il primo lettore di Grazia Deledda, è la prima persona che ti racconta il territorio. Ed è un bene, perché c'è il valore aggiunto, quindi c'è anche un ritorno economico importante. Un po' di anni fa, e stringo perché poi io parlo, grazie anche all'intervento dell'epoca era di Patrizio Scarpellini, che è il direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, allora era Vittorio Alessandro, Alessandro il presidente, adesso è Donatella Bianchi. E poi grazie anche al lavoro del Centro Creativo Casentino per quanto riguarda l'introduzione dei parchi letterari nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Le Cinque Terre è montana, le foreste casentinesi sono le storie di Emma Perodi, che le novelle sono le storie fantastiche che ti raccontano la storia di un territorio che è poi il territorio di San Francesco e di Dante, perché è Poppi, Campaldino, tutto il Casentino, è una cosa impressionante. E poi oggi la Val Grande, il lavoro che stiamo facendo, spero a breve per aprire un parco letterario nei Monti Sibillini, con il Parco dei Monti Sibillini. E quindi è per me un rapporto, un onore, un piacere, veramente sono contentissimo di questa giornata, perché unire i parchi letterari ai parchi naturali, cosa che facciamo con il Parco del Mincio per Virgilio, con il Parco dell'Ambro, Valle Lambro e Monza, mi scordo poi tante riserve naturali, le riserve WWF in Abruzzo, con il parco dedicato ad Annunzio, alla Lipu, nel parco Pasolini, dove fu ucciso, almeno dove fu trovato il corpo di Pasolini, e oggi era una discarica ed oggi è una riserva della Lipu. Insomma, è un rapporto importantissimo, perché l'aiuto minimo o un po' più che minimo di un parco letterario è cercare di dare uno strumento in più, in questo caso a un parco naturale, quindi un parco nazionale, per raccontare anche agli altri un territorio attraverso appunto la sensibilità di un autore e soprattutto però avendo un protagonista che è la comunità del territorio stesso. Se un parco letterario nascesse e non fosse considerato proprio di una comunità, sarebbe assolutamente inutile, perché diventerebbe un bel marchietto dove mettere e poco più. Il fatto che questo parco letterario nasca in questo posto incredibile, noi parliamo, abbiamo tutte queste facce che ci ricordano una storia importante, è assolutamente importante. Nasce con la collaborazione della Società Dante Alighieri, con cui abbiamo un rapporto ormai pluriennale, con le tante associazioni del territorio, che assolutamente devono, cioè, il parco è loro, nel senso che quanto lo vedo io, poi ovviamente è gestito. E arriviamo e chiudo, perché veramente mi farebbe piacere dare la parola anche a Stefano Mangoni. È una rete che nei suoi limiti ha ormai, lasciamo perdere quest'anno, appunto 26 parchi letterari, una quarantina di comunità, quindi di comuni, un'enorme produzione di manifestazioni. Nel 2019 sono stati realizzati prodotti, brutta parola per questo riguardo, però realizzati in eventi, che è una cosa in più, perché il Parco letterario è sempre aperto, quasi 500 manifestazioni, coinvolgendo tra residenti e popolazione quasi 700.000 persone. È un bel risultato e che stiamo sviluppando anche, chiudo, prometto, in questo momento, perché tra poco nascerà anche un giornale dei parchi letterari, piano piano, grazie anche a questo periodo di silenzio, e come nascerà, che il giornale sarà, in realtà è già nato, perché tanti scrittori, tanti autori hanno cominciato a scrivere per noi, legandoli ai territori, ai nostri territori, e stiamo già piano piano pubblicando nel sito, quindi poi magari si svilupperà anche qualcos'altro.
E quindi niente, insomma, sono io onoratissimo di essere qui, vi ringrazio e assolutamente tutta la rete dei Parchi Letterari è a disposizione e tutti noi vogliamo prendere anche dal Parco Nazionale, dalle nostre comunità, moltissimo, quindi grazie infinito. Innanzitutto grazie, cercherò di essere brevissimo, una giornata bella ed emozionante perché si istituisce un parco importante, ma anche perché ci troviamo in un luogo emozionante. Mi è venuto in mente, ascoltando questi racconti, a un'esperienza mia di famiglia. Mio nonno, che purtroppo non ho mai conosciuto, era stato imprigionato presso la risiera di San Saba a Trieste ed è uno dei pochissimi che è riuscito a fuggire, quindi anche lui è un sopravvissuto, come è stato Nino Chiovini per un certo verso, come ho sentito la storia del 43, no? Del soldato, e quindi alla memoria non poteva non venire in mente questo episodio che così volevo condividere. Beh, il nostro Parco Letterario nasce qualche anno fa, appunto su stimolo della rete, è un parco tutto nuovo, nato nei territori bucolici, appunto dove era nato appunto Virgilio. È un parco che si è sviluppato nel tempo ed è un esempio, penso, molto felice. Siamo partiti praticamente senza una pianificazione, ma il parco si è reso molto vivo in poco tempo, in realtà, perché c'è stato un risveglio della comunità molto forte. Ecco, questo che vi voglio portare è questo esempio. Noi in pochi anni siamo riusciti, oltre che a partecipare alle giornate, appunto la giornata europea che avviene ogni anno in ottobre, la giornata mondiale della poesia patrocinata dall'UNESCO, ma soprattutto tutta una serie di iniziative che la comunità ha messo in piedi con grande spirito di interesse e anche in parte, insomma, di sacrificio, perché poi ogni evento deve essere coordinato e deve avere una sua vita. E devo dire che l'aspetto più felice dell'istituzione del nostro parco, penso negli ultimi anni, è stato riportare i giovani nei luoghi bucolici di Virgilio, quindi ricollegare la letteratura. Lo facevano solo a scuola e invece, grazie proprio al parco, tutti gli anni facciamo moltissime iniziative. Adesso quest'anno, purtroppo, ovviamente per il problema del Covid, siamo stati un po' stoppati, però insomma circa un migliaio di ragazzi, grazie al parco, frequentano tutti gli anni, insomma, questi luoghi e hanno la possibilità soprattutto di ritornare e di rivivere il senso della comunità attraverso un autore che, se ci pensiamo, è molto antico, perché Virgilio immaginiamo. E in realtà, insomma, abbiamo scoperto tutta una serie di relazioni importanti. Stiamo lavorando per fare una sorta di gemellaggio, abbiamo scritto nei mesi scorsi, perché per esempio, citando un esempio, Ground Zero, nel museo dedicato alle Torri Gemelle, quando si entra c'è una grande citazione dedicata alle meglio di Virgilio, che è stata composta col metallo fuso delle Torri Gemelle. Ecco, stiamo cercando, appunto, abbiamo scritto al museo e insomma stiamo aspettando una risposta. Questo è un piccolo esempio per dire che poi il Parco Letterario può anche uscire dal confine proprio della comunità e può in realtà diventare anche un volano di progettualità. Chiudo dicendo che grazie al Parco Letterario, insieme alla regione nostra di appartenenza, che è la Regione Lombardia, siamo riusciti a sviluppare un progetto di riqualificazione di un sito molto importante di 33 ettari, che è il cosiddetto Forte di Pietole, che è un forte napoleonico, che Napoleone, sorgendo appunto su un piccolo monte, ha costruito questo forte abbattendo l'antico villaggio di Andes, il luogo natale del poeta Virgilio. Quindi proprio grazie alla regione abbiamo realizzato questo progetto, grazie ai Parchi Letterari. È un progetto molto, molto importante, con svariati milioni di euro di investimento, e quindi anche questo è un esempio di come il Parco Letterario può creare un volano di sostenibilità anche economica per il territorio. Quindi insomma, quello che vi ho portato è un esempio che spero possa essere di stimolo anche per il nuovo parco nascente. Grazie. Buonasera e benvenuti a tutte e a tutti, in presente e anche in remoto. Io vedevo prima, la ventina di persone ci sono ancora,
Intanto ci scusiamo per i vari disguidi e grazie veramente della perseveranza, di presenza di anche degli amici in remoto. Ma farei in maniera molto, molto sintetica una breve panoramica di quelle che possono essere le attività e le opportunità per quanto concerne il nascente parco letterario. Ovviamente c'è una finalità esplicita nel momento in cui parliamo di parco letterario ed è la finalità di promuovere la figura e gli scritti dell'autore. E su questo c'è già un lavoro che dura da tempo, su Nino Chiovini veramente ci sono stati contributi diversi, prima fra tutti anche le presentazioni alle opere, per dire, ma anche i convegni, anzi proprio in occasione del convegno, non quello di questo febbraio, ma quello precedente di una decina di anni fa, che maturò l'idea di istituire un parco letterario intitolato Nino Chiovini. Quindi promuovere le figure e gli scritti di Nino Chiovini è nelle finalità ovvie, in qualche misura voglio dire esplicite, scontate, di un parco letterario. In genere, nell'esperienza che abbiamo letto, che abbiamo sentite, insieme al tema dell'opera e della figura dell'autore, c'è poi quello del territorio. In molti casi è il territorio a portare il contributo, a ispirare in qualche modo l'autore, quindi valorizzare i luoghi i luoghi di ispirazione è uno degli obiettivi, insomma, no? nella nostra prospettiva di valorizzazione del parco letterario, di attivazione del parco letterario. E i luoghi sono molteplici, se ripensiamo alle tre trilogie che citava Gianmaria prima, ciascuna trilogia, ahimè, abbiamo una geografia della memoria dalla Val Grande Martire, però abbiamo poi questa geografia dei luoghi tanto ben descritti. Quando abbiamo fatto il convegno, intervenendo al convegno, mi era piaciuto riprendere un richiamo di Vito Teti sul sentimento dei luoghi, cioè cogliere il sentimento dei luoghi, e sicuramente questo è quello che noi cogliamo, e quindi valorizzare i luoghi vuol dire per l'appunto riconoscerli e presentarli in che modo? Anche con una partecipazione ovviamente della comunità, della collettività, e poi torno su questo tema. Quindi queste le finalità: l'autore, la sua opera e i luoghi che hanno ispirato Nino Chiovini nella sua molteplice attività. Come? Allora, la prima risposta, il primo riferimento è ovviamente quello dello studio della conoscenza. Non possiamo parlare di un autore senza fare in modo che questi suoi lavori, queste sue opere siano portate attraverso anche progetti di studio e di approfondimento, di lettura critica, a essere divulgati, a essere in qualche modo anche patrimonio dello stesso parco letterario, cioè nella misura in cui riusciamo a lavorare con questo approccio, il tema della divulgazione, della conoscenza, della valorizzazione di questa diversa e ricca memoria e cultura che ci viene dai testi di Nino, sono pane, sono vita dello stesso parco letterario. Quindi questo è il primo riferimento del come, no, per l'appunto valorizzare attraverso il parco letterario le opere di Nino, il territorio, i luoghi di ispirazione. La seconda modalità è ovviamente quella di andare sul territorio, quindi a pensare a un approccio al territorio che sia un approccio che, come dicevo prima, sia in grado di aiutare, sia in grado di supportare la conoscenza dei luoghi con
quella possibilità di connessione, di lettura compiuta, di lettura integrata dei luoghi, al fine anche di costruire itinerari che siano fruibili da un pubblico. E qui vengo a un elemento che è proprio dei parchi letterari, cioè quello di riuscire a connettere l'aspetto della conoscenza dell'autore con quella che è la realtà locale, no? C'è molta attenzione alle aree di montagna, alle aree marginali, alle aree dove comunque c'è necessità di uno sviluppo che passi prioritariamente attraverso gli strumenti della cultura. E ancora, per rimanere sul come, a noi è sempre importante, abbiamo sentito che cos'è questa rete, abbiamo sentito con Manto le opportunità che possono nascere, quindi altro strumento è la rete in sé, cioè la rete dei parchi letterari, la quale rete peraltro ha una serie di contenitori, se mi si passa il termine, che sono contenitori riconosciuti a livello nazionale, che possono diventare anche questi veicolo, vettore per attività di promozione, per attività di valorizzazione sul piano economico. Mi riferisco a Viaggi Sentimentali, mi riferisco alla Locanda della Sapienza, sono tutti marchi ai quali potremo partecipare ovviamente nel momento in cui stiamo per l'appunto diventando parco letterario, che possono dare risonanza, che possono dare spazio dal punto di vista del nostro agire locale, cioè dal locale alla rete nazionale, ma anche stanno nascendo i primi parchi letterari anche in Europa, e le opportunità da questo punto di vista sono diverse. Quindi Locanda della Sapienza, le pagine incantate, i sentieri del 2000, e quindi questo è un aspetto. Il terzo che mi premeva richiamare. Il quarto è il tema fondamentale della rete locale, delle sinergie locali. Alcune delle cose che sto dicendo le trovate scritte nel documento che abbiamo distribuito, così come la biografia, un profilo di Nino, eccetera. Quindi il documento è stato il documento che di fatto abbiamo presentato. È una sorta di documento, è il nostro dossier di candidatura, il documento che abbiamo presentato a Parchi Letterari in quanto rete nazionale per essere riconosciuti anche noi come parco letterario. Quindi, ripeto, alcune cose le trovate anche in quel testo. Dicevo, quarto punto che mi preme sottolineare sul come agire, sul come dare valore a questo parco letterario, è il tema delle sinergie locali. Il progetto deve essere assolutamente un progetto inclusivo, non è una sovrastruttura che nasce da due realtà istituzionali, ma deve essere qualcosa che ci lega al territorio. E da questo punto di vista siamo in una situazione fortunata perché abbiamo già dei network, chiamiamoli così, dei piccoli network locali che aiutano proprio su questi temi. Mi riferisco ad esempio la Dante Alighieri, perché abbiamo qui già istituzionalmente un legame Parchi Letterari Dante Alighieri, ma anche abbiamo Letteraltura, quindi un contenitore che da anni lavora nell'ambito ovviamente dello sviluppo e della promozione della cultura nel nostro territorio. Abbiamo la biblioteca, abbiamo la candidatura di Verbania a Capitale Italiana della Cultura. Nel documento di candidatura c'è già un richiamo esplicito al ruolo che in questo progetto di candidatura può avere il parco letterario. E abbiamo poi anche dei contenitori in qualche misura già sperimentati. Domani, Libri in Cammino, alla sua 15ª edizione, propone questo percorso, questa visita avrei, al peggio particolare nella vita e nella storia di Nino, perché racconta, no, di questa sua salita fin da bambino in questo al peggio. Quindi Libri in Cammino è un contenitore, qualcosa che abbiamo sperimentato e che può essere implementato anche con una ripresa e una rilettura territoriale con percorsi eccetera di quelle che sono le
che sono i luoghi, che sono gli ambiti descritti nelle opere di Nino Piovini. Un altro contenitore, anche questo è un altro contenitore del parco, è Arsunà, che è stato il festival che ci ha legato, no? Quindi riprendendo questo termine dialettale nostro, che è l'eco, la voce che si davano gli artigiani da corte a corte alla sera per dare il senso che quella giornata era andata bene, che non c'erano problemi. Bene, Arsunà l'abbiamo utilizzato come riferimento di un festival, di un nostro festival che vorremmo riprendere, e in questo caso è la musica, e quindi la musica popolare e il gemellaggio con altri parchi per sapere e condividere e scambiare informazione sulla musica popolare dal punto di vista dei diversi parchi nazionali. L'abbiamo già sperimentato per 4 edizioni e l'intento è quindi dei contenitori che in qualche modo ci sono. Di fondo ci sono altri due cornici importanti. Una è quella formale, entro la quale peraltro si è realizzato questo parco letterario, ed è la Carta Europea del Turismo Sostenibile, è quel progetto, che è un progetto partecipato di sviluppo locale, che insieme alla Casa Resistenza si è deciso di lavorare all'istituzione del parco letterario, quindi uno strumento che ci lega e soprattutto ci dà riconoscibilità a livello europeo, perché il marchio della Carta Europea per l'appunto ci è stato riconosciuto, ci è stato rinnovato, e quindi anche questo è un momento importante. E l'altra cornice, l'altro riferimento che mi preme richiamare in ragione di quel lavoro fondamentale che dovremmo fare della seconda parte di cose che volevo dire, ed è quello delle comunità, che noi da qualche anno stiamo sostenendo in un grosso lavoro di scavo, di messa a punto delle conoscenze, ed è come il progetto di comunità, il progetto delle mappe di comunità. C'è una rete di una bella e significativa estensione territoriale di lavoro di comunità, che sarà sicuramente il luogo dove sviluppare questo tema del parco letterario, perché uno degli obiettivi fondamentali che ci siamo posti è il tema della memoria, cioè come fare memoria oggi dal punto di vista delle vicende di un territorio, di un paese, di una comunità. No? Noi avevamo, Gianmaria richiamava gli autori, no? I mediatori che hanno aiutato autori come Nino Chiovini a raccogliere le testimonianze, a raccogliere i racconti, eccetera, in questi territori. Bene, oggi cosa vuol dire, cosa vorrebbe dire, cosa può voler dire per noi intervenire sul territorio per raccogliere e fare memoria? L'esperienza che stiamo facendo con le mappe di comunità è un'esperienza sicuramente significativa e che può dare molto proprio al parco letterario, perché il lavoro fatto da queste piccole comunità, con questi gruppi di lavoro, anche con strumenti come il facilitatore che deve aiutare a tenere insieme il racconto, a tenere insieme la memoria, appunto, andrà tenuto presente come un punto fondamentale del lavoro che ci aspetta sul parco letterario. Di fondo abbiamo la valorizzazione della Val Grande, qui non in senso stretto geografico e neanche con riferimento esclusivo all'istituzione Parco Nazionale, no? Perché con il termine Val Grande abbiamo un ambito, l'abbiamo visto quando abbiamo costruito la mappa della Resistenza con la casa, per l'appunto, dove la mappa è diventata qualcosa che andava al di là dei confini, perché specificatamente quelle attività erano interazioni di territori. Quindi dico Val Grande, ma intendo un territorio che è un territorio più esteso, le valli intrasche al plurale, come venivano descritte. Quindi nel binomio, il binomio luoghi e memoria è per noi importante, e quindi questo mi piace ricordare che per l'appunto va a toccare un territorio con questa grande valenza di comunità, di espressione omogenea, culturale di questo territorio. C'è questa, mi piace perché avevo recuperato e non avevo saputo o letto della
della Convenzione di Faro, finalmente ratificata dal nostro paese. La Convenzione di Faro, ne abbiamo tante che hanno aggancio con l'aspetto culturale, no? Perché abbiamo la Convenzione Europea del Paesaggio, quella di patrimonio architettonico, eccetera, no? Ma c'è questo tema dell'eredità culturale, no? La Convenzione di Faro è incentrata sull'eredità culturale. E di cosa stiamo parlando noi oggi, se non dell'eredità culturale di Nino Chiovini? Ma l'eredità culturale nella Convenzione è qualcosa che si deve legare alla società, cioè è fatta salva il valore dell'eredità culturale nella misura in cui la comunità di questa eredità culturale si fa forte e si fa anche progetto, no? Questo mi sembra che sia un punto cruciale. E quindi qui veniamo a questo grosso impegno. Noi abbiamo ragionato, lo trovate sempre nel documento, quindi vedo di stringere per non essere troppo lungo. Abbiamo lavorato sul concetto di itineranza, che ci porta a quel discorso dei luoghi, come lo ricordavo prima, quindi di itineranza e di nomadismo, dove con nomadismo abbiamo un po' voluto richiamare questi flussi, no? Che ieri caratterizzavano il territorio della Val Grande, perché era il flusso stagionale, no? Bagnoliva parlava della città estiva per quanto riguarda il contesto Val Grande nel suo insieme, no? E di quei flussi di pastori, di alpigiani, di contrabbandieri anche, eccetera, oggi non abbiamo più memoria, ma abbiamo altri flussi. La Val Grande è un posto che viene raggiunto dal punto di vista dell'escursionista, dal punto di vista anche di tante persone che cercano una loro identità, un loro modo di essere, un loro modo di rapportarsi con la natura e così via. Quindi lavorare sul binomio luoghi-memoria attraverso l'itineranza, attraverso questa vocazione al nomadismo che ci richiama la Val Grande di ieri, la Val Grande di oggi, insomma. E quindi ritorno sul concetto di fare esercizio della memoria, dove con questo esercizio della memoria l'ho ripreso proprio da un passaggio di Nino nel testo A piedi nudi, quando spiega come Sofia sia forte in questo, cioè quindi la memoria orale, insomma, cioè la testimonianza orale, la comunicazione. Quindi torniamo noi dal punto di vista del lavoro. È chiaro che per fare tutto ciò abbiamo bisogno di strumenti. Gli strumenti saranno gli archivi dei documenti, saranno possibilità di istituire laboratori, attività didattiche. E poi, come dicevo prima, quando esemplificavo con Arsuna, possono esserci performance musicali, ma anche performance teatrali. Insomma, diciamo che c'è un grosso stimolo anche a fare produzione culturale dal punto di vista del territorio. Insomma, chiudo per me. Oggi che cosa ci si aspetta? Sicuramente mettersi in cammino, questa metafora dell'andare avanti, che è un cammino che, se andiamo a ben vedere, è un cammino che in qualche modo riconosciamo dal punto di vista fisico e sentimentale, come dicevo prima, Vito Teti che ci ricorda il sentimento dei luoghi, che è un cammino anche di tipo storico-culturale, che quindi nella misura in cui siamo in grado di elaborarlo, siamo in grado anche di lanciarlo in prospettiva, lanciarlo in futuro. Io sarò molto breve, nei 3 minuti ovviamente. Mi chiamo Reschigna Fausto, sono appassionato di buone letture. Io ho conosciuto Chiovini in un paio di occasioni, quando è venuto a casa mia a portarmi dei libri suoi dell'editore Evangelista. Però voglio partire da quanto ha detto il presidente dei parchi letterari. È un fatto importante, e un plauso ovviamente all'iniziativa del Parco della Val Grande, del Dante Alighieri di tutti, ma ricordare l'esempio dei parchi letterari già
in attuazione, legati anche alla cultura materiale del posto. Io vorrei ricordare, scusate, non è certamente stata una persona cristallina, ma come dice anche il Vangelo, che senza peccato scagli la prima pietra, anche il ricordo di Giuliano Soria, del premio Grinzane e Cavour, perché anche lui ha dato un piccolo impulso, secondo me, a far conoscere i parchi letterari. Primo punto. Secondo, Chiovini, come l'ho letto io l'ho letto come un autore che mi ha dato qualcosa dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista di conoscenza dell'altro. E qui mi va benissimo il riferimento che è stato fatto agli Annales, alla cultura francese. Un riferimento che è importantissimo oggi, ma certamente va legato anche agli autori di oggi. Io sto rileggendo con una certa difficoltà, ve lo dico perché è anche difficile da leggere, Marc Auger, però voglio dire, Chiovini mi ha dato una certa idea dell'altro nei suoi scritti. E voglio concludere con un esempio molto ben preciso. Non mi ricordo per quale ragione il vescovo di Rieti, qualche anno fa, in un'intervista al Corriere della Sera, citò Cleonice Tomasetti, e io mi sentii in dovere di mandargli il libro di Chiovini. È importante fare un lavoro di questo tipo anche per uscire dal nostro piccolo mondo, perché la nostra provincia, ahimè, è anche molto piccola e a volte anche di una mentalità un pochino gretta. Grazie molto. Sì, ci sono tra le persone collegate qualcuno che vuole intervenire, vuole fare qualche commento, vuole portare un contributo, cerchiamo di risuonarlo verso i presenti. O se avete il piacere di farvi vedere con le vostre facce, ci possiamo salutare. Vabbè, noi lo possiamo vedere qua. Abbiamo comunque registrato e filmato l'ora e mezza che abbiamo passato qua alla Casa della Resistenza, e con cui ringraziamo Stefano Cerutti che ha registrato questo momento, che passerà comunque insomma nella nostra storia, e lo monteremo, magari toglieremo qualche momento di defaillance iniziale. E poi lo potremo mettere sul sito, lo potremo condividere, lo potremo alleggerire, magari insomma potremo fare delle cose per permettere anche a chi non ha potuto di poter di seguire, di condividere questo momento di oggi. Se allora non c'è nessuno che vuole condividere una riflessione o chiederci qualcosa, vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata. Ricordiamo domani che partiamo alle 9 da Miazzina. Se qualcuno che ascolta avesse piacere a iscriversi, può ancora farlo. O comunque può venire domani mattina alle 9, troveremo il modo di. Qualche posto c'è ancora, insomma. Non so se c'è qualche. Insomma, qualche posto c'è ancora, per quelle 9 domani ne restiamo. Grazie a tutti e buona serata.